I conti della regione. Comunicazioni sul maltempo. Cassa integrazione in deroga. Documenti approvati. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 14 ottobre il presidente della giunta è intervenuto in aula sui danni causati dal maltempo, poi il vicepresidente ha svolto una comunicazione cui è seguito un ampio dibattito sullo stato dei conti della regione Piemonte e l'assessore al lavoro ha svolto una comunicazione sulla situazione della cassa in deroga. Il Consiglio regionale ha poi approvato la mozione per nuove norme sulle emissioni ad origine, quella sul riutilizzo del patrimonio pubblico e un ordine del giorno per il recupero di stazioni ferroviarie dismesse. In primo piano. L'Assemblea di Palazzo Lascaris il 14 ottobre ha svolto un ampio dibattito dopo la comunicazione della Giunta regionale sulla difficile situazione finanziaria dell'ente, illustrata dal vicepresidente Aldo Reschigna. Nel suo intervento il presidente Sergio Chiamparino si è impegnato espressamente a non aumentare l'IRAP. Il titolare del bilancio ha evidenziato la necessità dell'intervento del governo e la volontà dell'esecutivo di attuare una politica di rigore, consentendo all'economia di ripartire e tutelando il sociale. Siamo determinati a fare una politica di intervento strutturale sulla spesa regionale, dobbiamo risparmiare su settori non produttivi e investire le risorse che abbiamo, che sono sempre di meno, per garantire la spesa sociale e garantire il sostegno a chi vuole intraprendere in questa regione. È uno sforzo importante da fare, ma dobbiamo farlo guardando verso il futuro. Abbiamo ereditato un debito mostro dal passato, dobbiamo consegnare una regione sana alle nuove generazioni. La situazione dei conti della regione è molto grave. Guardiamo al futuro, ha detto l'assessore Reschigna. Noi siamo disponibili a guardare il futuro e a costruire il futuro del Piemonte partecipando al confronto democratico, però non possiamo esimerci dal dare uno sguardo al passato, perché questa situazione è stata creata da tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che hanno governato questa regione negli ultimi 15 anni. L'unica soluzione per poter avere un accompagnamento per uscire da questa pesantissima situazione e aiutare invece i piemontesi, anche quelli che oggi sono in serissime difficoltà, soprattutto loro, bisogna prendere questa strada di risanamento. I risanamenti non sono mai fatti ovviamente a costo zero, hanno dei prezzi, siamo disposti a pagarlo, ma l'importante è mettere in sicurezza i conti senza lasciare nessuno e riprendendo finalmente quella che è un'opera di efficacia, efficienza, economicità che è richiesta al sistema pubblico in senso lato. Il vicepresidente Reschigna ha illustrato quella che è a grandi filoni l'azione della giunta regionale di ristrutturazione dell'ente. È in parte una continuazione di ciò che è stata avviata la passata legislatura. Noi abbiamo detto che abbiamo la più completa disponibilità ad affrontare tema per tema e là dove considereremo la strada corretta voteremo anche a favore. Per il resto saremo vigili controllori dell'azione che la Giunta porterà avanti. Il presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino è intervenuto in aula il 14 ottobre in merito agli eventi alluvionali che si sono abbattuti sul Piemonte fra il 12 e il 13 ottobre, colpendo in particolare la provincia di Alessandria. Il presidente ha riferito che la regione metterà a disposizione 5 milioni di euro di risorse per gestire l'emergenza. Nella seduta del 14 ottobre l'assessore al lavoro Gianna Pentenero ha comunicato all'Assemblea la situazione della cassa integrazione in deroga in Piemonte, riferendo che nel 2015 si potranno concedere soltanto 5 mesi di cassa integrazione, a fronte degli 11 del 2014 e dei 12 che erano concedibili prima. Il Consiglio regionale ha approvato il 14 ottobre la mozione, prima firmataria Silvana Accossato, presidente della Commissione Ambiente, che impegna la Giunta a emanare linee guida per nuove norme sulle attività che durante il loro esercizio emanano cattivi odori, come quelle legate alle discariche. Approvata anche la mozione, primo firmatario Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà, per concedere a giovani, associazioni o nuove iniziative imprenditoriali il patrimonio pubblico inutilizzato e l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle per la mappatura e il recupero di fabbricati dismessi di stazioni ferroviarie, ridestinandoli a enti e associazioni.